20-30 anni di quanto risale la fotografia. Io vi spiego un po' il lato geografico dell'Odwald, penso che tutti sarete a conoscenza, si trova praticamente nella Svizzera centrale, ma centrale nel vero senso della parola, nel senso che il baricentro della Svizzera si trova a Saxel, e si chiama Elbi, ed è il baricentro della Svizzera. È uno dei tre cantoni insieme a Unterwald, Schwyz e Uri che hanno fondato praticamente la Confederazione Elvetica. E non da ultimo dove esiste la casa natia a Fleury, di Nicolao della Fleury, il patrono della Svizzera. Quindi dal punto di vista storico siamo in un paese proprio dei più arcaici che hanno fondato la Confederazione Svizzera. Poi mi riallaccio un po' al titolo del libro di Fabio, che è Il fazzoletto di terra. Io faccio tante delle escursioni in montagna e molte volte mi sono trovato sul Pilatus e di là posso ammirare in una bellissima giornata, naturalmente priva di nuvole, tutta questa vallata, il Sarnertal, che comprende praticamente tutto l'Obwald, e di là si vede tutto l'Obwald, a parte da questo lato tutti i vari laghi di Zucco, uno spettacolo immenso a 360 gradi, e vedo questo piccolo fazzoletto di terra, questa pianura che praticamente rappresenta l'Obwald. Ed è visibile perché praticamente si trova una conca attorniata da tutte queste vette che più o meno arrivano tutte ai 2000 metri.